Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Oggi, se ieri abbiamo contemplato la Chiesa come luogo dell'agire di Dio, oggi vediamo Gesù impegnato a costruirla. Ma non a costruire un edificio terreno con pietre e mattoni, non come Francesco mentre riparava la Chiesa di San Damiano con gli strumenti del muratore, ma attraverso la costruzione e l'edificazione di una relazione di persone, perché è con questo che Gesù edifica la sua Chiesa, con i cuori, con le storie, con l'identità profonda delle persone. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Il giorno dopo, Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La costruzione della Chiesa, la costruzione di quella nuova comunità, di quella nuova realtà di comunione e di amore che Cristo vuol costruire, è fatto con i nomi: Andrea, Pietro, Filippo, Natanaele. E in ognuno di essi vi è contenuta una storia. Natanaele sotto il fico, Pietro che viene chiamato così perché sarà colui sul quale si edificherà il meraviglioso edificio che egli vuole per tutti noi. E noi? Tra quei nomi che Gesù pronuncia, che Gesù chiama, c'è anche il nostro? C'è, cari amici, cari cristiani. Anche noi siamo chiamati da Lui. E questo nostro giorno ci faccia sperimentare come, nascosto nelle vicende che affronteremo, nelle persone che incontreremo, nelle storie con cui dovremo incrociare la nostra, vi è nascosto lo sguardo e la voce di Gesù che sussurra il nostro nome. Che il Signore ci faccia sentire ancora una volta che siamo chiamati ad essere Chiesa, ad essere comunità e comunione. Buona giornata a tutti voi, carissimi.